Carissime amiche e carissimi amici, è la seconda domenica di Pasqua, o domenica anche della Divina Misericordia, perché il Papa San Giovanni Paolo II ha intitolato questa domenica la Divina Misericordia in occasione della canonizzazione di Sor Maria Faustina Kowalska il 30 aprile del 2000. Al centro troviamo il Vangelo di Giovanni, il risorto che incontra i discepoli. Andiamo ad ascoltarlo insieme. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Cari amici, l'odierna domenica conclude l'ottava di Pasqua come un giorno unico fatto dal Signore ed è contrassegnato proprio dal distintivo della risurrezione, ma anche dalla gioia dei discepoli nel vedere Gesù. C'è la prima apparizione di Gesù, la sera di quel giorno, il primo della settimana. È chiaro ed evidente il riferimento alla domenica, giorno del Signore. E la sera di quel giorno, nel periodo in cui Giovanni scrive il suo Vangelo, è già per la comunità cristiana il giorno del Signore, cioè domenica, e ha più importanza della tradizione del sabato per i giudei. Mentre erano chiuse le porte, dice, del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, perché un senso di paura aveva avvolto tutti i discepoli subito dopo la morte di Gesù, perché i giudei cercavano tutti quelli che si dicevano cristiani e venivano sottoposti a un processo molto sommario in cui non avevano neppure la possibilità di difendersi. Ecco per cui le porte chiuse. Ecco, Gesù venne, stette in mezzo a loro e li saluta per due volte con il saluto: «Pace a voi». E conferisce anche un mandato, una prerogativa che di per sé spetta solo al Padre e al Figlio, ma che nel giorno della risurrezione Gesù concede anche agli apostoli, quello di rimettere i peccati. E Tommaso però non è presente. Tommaso vuole una conferma per la sua fede, è un po' scettico, diciamo noi. Ecco che 8 giorni dopo c'era anche Tommaso. Gesù lo invita a mettere il dito nelle piaghe, nel segno dei chiodi, e Gesù farà la professione di fede: «Mio Signore e mio Dio». Anzi, l'Evangelista, davanti al vocativo, mette anche l'articolo, proprio per rafforzare, per dare enfasi a questa espressione: «Mio Signore e mio Dio». Ecco quindi che Tommaso, dall'incredulo per eccellenza, diventa il prototipo per tutti noi del cristiano che crede. Ma di per sé bisognerebbe non accettare per fede soltanto quando si tocca, ma anche quando si sente l'annuncio della Pasqua, così come avviene per tutti noi oggi che non abbiamo la possibilità di toccare con le nostre mani il Cristo, ma di sentirlo vivo attraverso la sua parola. Buona domenica a tutti.